Ciao bambini, eccoci alla nostra seconda tappa. Oggi è il 17 dicembre e quindi è il nostro secondo giorno di novena. Il tema di oggi è l'allegria. Ascoltiamo con attenzione la storia. Don Felice è molto soddisfatto della scelta dei canti e delle musiche che animeranno il concerto di Natale. È riuscito a trovare tutti gli spartiti e non gli resta che passare all'individuazione dei musicisti. Come se fosse un'impresa facile. Anzitutto, la scelta di fare canti della tradizione è rispettata, ma tutto deve essere condito da un pizzico di sana allegria. Quale strumento può donare quel tocco di allegria all'interno di un gruppo musicale? Sicuramente la chitarra o un bel ukulele. E subito gli viene in mente Domenico. È il figlio di un pastore che ancora esercita in paese il mestiere che da decenni si tramanda nella sua famiglia. Domenico è un ragazzino umile, molto studioso, serio ed affidabile. Che noia, verrebbe da dire. E invece no. Domenico è tutt'altro che una persona noiosa. Ha un sacco di hobby e passioni che nascono dalla sua vivace curiosità e dal suo desiderio di imparare e vivere sempre esperienze nuove. Gioca a calcio e va in piscina. È un bravissimo giocoliere e canta nel coro della scuola. E tra le sue più grandi passioni c'è proprio l'ukulele, che suona in modo serio ed effervescente al tempo stesso, proprio come lui. Non c'è festa in paese alla quale Domenico non sia invitato. La sua presenza è sinonimo di divertimento, ma anche di pace e rispetto reciproco. E sì, perché Domenico ama l'allegria, ama fare festa, ma se c'è una cosa che proprio non sopporta sono le parolacce, gli insulti, le risse. E pur di non vederlo andar via prima del tempo, quando c'è lui, tutti si comportano bene. Bambini e bambine, ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Don Andrea, sono di Sant'Antonino, però sono parroco in quattro paesi, Lenta, Ghislarengo, Arborio e San Giacomo. Qualcuno probabilmente mi conosce già, perché lo scorso anno ho commentato la novena con voi e quest'anno mi ripropongo di fare lo stesso, in questa forma particolare, in questa forma virtuale, non in presenza. Siamo arrivati oggi alla seconda tappa del nostro cammino, della nostra novena, e iniziamo dall'ascoltare che cosa Gesù ci dice attraverso la sua parola, attraverso la parola di Dio. E allora vi leggo il Vangelo di oggi, che è tratto dal Vangelo secondo Luca, il capitolo secondo, i versetti sono dal numero 8 al numero 12. Vediamo cosa ci dice Gesù. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Ecco, questo era il Vangelo di oggi. Ci annuncia Gesù in questo Vangelo una grande gioia. Quindi significa che non è una gioia comune, ma è una grande gioia. È una gioia, io direi, immensa, perché l'annuncio della nascita di Gesù deve davvero fare scoppiare i nostri cuori di gioia. Non soltanto perché ci arriva qualche regalino per Natale, non soltanto perché diventiamo tutti un pochino più buoni, ma perché Gesù ci dà il dono di se stesso, il suo dono, che è il dono più grande, cioè la sua nascita, la sua venuta sulla terra. Pensate se non ci fosse Gesù, che tristezza che sarebbe per tutti noi. Potremmo avere tutte le cose del mondo, potremmo anche gioire delle cose del mondo, però sarebbe sempre una gioia a metà, non una gioia piena. Non una gioia grande.
Che cosa possiamo cogliere da questo Vangelo? C'è un verbo, credo che i verbi li conosciate, a scuola li studiate. E questo verbo contenuto in questo Vangelo è questa parola, temere. Perché? Perché l'angelo si rivolge ai pastori. I pastori stavano lavorando, stavano pascolando il gregge. E che cosa fanno questi timori quando l'angelo va ad annunciare loro la venuta del Signore? Hanno paura, hanno timore. E allora vedete come Gesù, quando tocca le nostre vite, quando entra nelle nostre vite, ci fa un pochino paura, ma è una paura buona, non è una paura cattiva. Sapete perché? Perché le cose di Gesù difficilmente noi le riusciamo a capire. E allora noi cerchiamo sempre di comprendere le cose del mondo, le cose che ci dicono gli altri. Ma quando è Gesù stesso che ci parla ai nostri cuori, facciamo fatica. E allora è come se il suo linguaggio non rientrasse nei nostri parametri e non riuscissimo a comprendere in pieno che cosa lui ci vuole dire. Ma Gesù non ci vuole spaventare. Non dobbiamo intendere timore nel senso di avere paura, ma in senso di smarrimento, di non comprensione. Provate un po' a pensare, quando qualcun altro nei Vangeli ha avuto paura? Di sicuro al catechismo i vostri catechisti ve lo hanno spiegato. La prima ad avere paura è stata la Madonna, la mamma di Gesù. Quando l'angelo le annuncia che concepirà un figlio, lei ha paura, ha timore, non capisce e dice: non conosco uomo, cioè non ho un fidanzato, non posso avere un bambino, com'è possibile? Eppure l'angelo dice: fidati di Dio, vedrai che la sua ombra ti coprirà e tu concepirai e partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Quindi se ha avuto timore, che non ha compreso benissimo anche la mamma di Gesù, possiamo anche noi non comprendere benissimo che cosa Gesù ci vuole dare e che cosa ci vuole dire. Vedete che le cose di Dio a volte noi non le comprendiamo perché siamo troppo ancorati, troppo attaccati alle cose della terra, alle cose del mondo, alle cose materiali, e non riusciamo a vedere le cose di Gesù, le cose di lassù. Voi siete più bravi di noi, credo di avervelo detto anche lo scorso anno, perché i bambini hanno più fantasia, sono anche un pochino più intelligenti degli adulti, sono più spontanei, sono più diretti. Invece noi adulti facciamo sempre mille ragionamenti anche sulle cose di Gesù. Sarà vero, non sarà vero, ma davvero si sarà incarnato, ma davvero sarà Dio, ma davvero sarà risorto Gesù. Ecco, vedete come noi facciamo tantissimi ragionamenti, invece voi siete più diretti, prendete le cose così come sono. Ma torniamo al nostro racconto. Allora, dopo questo primo smarrimento, questo timore, occorre gioire, occorre essere felici, così come sono stati felici questi pastori nel ricevere questa gioia grande, così come era felice quel ragazzino del racconto che avete ascoltato, quel Domenico, che mette allegria non soltanto a se stesso ma anche a tutta la comunità. Ecco perché è bello essere allegri, ecco perché è bello essere contenti, anche perché la gioia, l'allegria è contagiosa. Quando voi conoscete un amico o un'amica che è allegro, che è allegra, che ride sempre, che scherza, che è gioiosa, è piacevole starci assieme. Ma quando trovate un bambino o una bambina che è sempre arrabbiato, che dice parolacce, un bambino o una bambina che ha sempre qualcosa di ridire, non è bello starci assieme, diventa un pochino pesante. Quindi vedete come la gioia è contagiosa e anche noi dobbiamo mettere in moto questo meccanismo affinché la gioia, l'allegria si propaghi sempre di più. E concludendo questo mio piccolo pensiero, oltre ad augurarvi un buonissimo Natale, buone feste, buona continuazione, buona preparazione, perché al Natale ci si deve preparare, ci si prepara con la preghiera, ci si prepara con dei piccoli fioretti, no? Dei piccoli sacrifici, anche questo è importante, proprio per riuscire, preparando i nostri cuori, ad essere
un po' meno timorosi e un po' più gioiosi. Bene, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti e ben ritrovati e arrivederci a presto. Ciao bambini, ciao ciao! E ora recitiamo la preghiera. Signore Gesù, fai che anch'io, come i pastori, sappia nutrire sempre un interesse vero e sincero per il bene di chi mi è accanto. Fa che, come l'ukulele, sappia portare gioia e allegria in casa, a scuola, all'oratorio, tra i miei amici, ed essere dono per le persone che incontro lungo il cammino. Amen. Allora, l'impegno di oggi, che in realtà lo svolgeremo più che altro domani, perché ormai questa giornata è finita, è essere portatori di gioia. Come possiamo farlo? Basta veramente poco, basta un sorriso, un abbraccio. Magari c'è un amico un po' sconfortato, magari non è andato bene il compito in classe, magari un po' triste, un po' stanco. Andiamogli vicino, facciamogli un sorriso, diciamogli qualche parola per tirarlo su di morale. E a casa, vediamo la mamma e il papà molto stanchi? Lo sapete, voi avete un dono speciale. Basta un vostro abbraccio e noi genitori recuperiamo tutte le energie. Quindi siete davvero portatori di gioia. Usate questo dono grande che avete e vedrete che tutto intorno a voi sarà diverso. Un caro saluto a tutti, buonanotte, buon proseguimento di novena e tanti tanti auguri di buon Natale. Ding dong dan, ding dong dan, ding dong dan.